completato un lungo percorso che è durato sostanzialmente 5-6 mesi per circa 500 ragazzi di diverse scuole della provincia di Salerno e della regione Campania. Il percorso è diviso in vari step, è cominciato addirittura l'ultima edizione di Linea d'Ombra Festival, la 27esima edizione, e ci avvia la 28esima edizione che sarà dall'11 al 18 novembre. Alla fine di questo processo di formazione, due giorni in campus, in due mattinate molto intense, molto partecipate. Queste sono le platee più belle, perché comunque uno fa questi film, li fa per questa generazione, è il pubblico migliore, giuro, il pubblico migliore che si può immaginare per un film del genere. Non è facile confrontarsi con questa mole di ragazzi che sono, però è stato bello l'incontro. Sono domande intelligenti, perché sono domande che non sono mai fatte per far ascoltare la domanda, come spesso, sono domande per sapere la risposta, sono domande che ti fanno anche pensare a degli aspetti del film che non avevi visto. Sicuramente è un momento diverso, un secolo nuovo, con tecnologie nuove, con un ritmo diverso. Siamo uomini del Novecento. È così, siamo novecenteschi. E c'è un'overproduzione in tutti gli ambiti, quindi anche questo determina questa difficoltà a lasciare qualcosa che possa durare un pochino di più del semplice scroll. I think I like it. Dei due pomeriggi abbiamo avuto la masterclass finale e il premio finale per il miglior videogioco. Nel giro di pochissimi incontri con degli esperti molto bravi, evidentemente, hanno tirato fuori dei videogiochi molto ben fatti e molto ben pensati, soprattutto. E aggiungo, molto ben scritti. Vedere la mente del principiante aperta, come dicono alcuni maestri zen, come possano approcciare in maniera così naturale un medium questo videogiochi, che da una parte si crede che sia estremamente complesso e tutto, ma con gli strumenti giusti e con la giusta guida può permettere anche ai ragazzi di esprimersi in maniera così significativa, quindi sono molto molto contento. Grossa fatica, perché abbiamo messo un po', perché ognuno di noi era legato un po' a tutti, ah sì, questo è vero, ma questo è stato altro, comunque lui venisse, no è mio. Oggi pomeriggio c'è stato un incontro con la Crescentini e sostanzialmente è stato un grande abbraccio nei confronti di moltissimi ragazzi. È stato bellissimo tornare qui a Linea d'Ombra e questi ragazzi sono stati molto curiosi. Bene, bene, bello, è stato bello, anche un'altra ora ci potevamo fare tranquillamente. È stato bello, sincero e anche emozionante. È stato bello condividere questo palco con Carolina, che conosco da 20 anni. E con cui in qualche modo ho avuto finalmente il piacere di lavorare su questa Mare Fuori e adesso non vedo l'ora di ricominciare. Questa sera abbiamo avuto un bellissimo spettacolo, devo dire, di musica e immagini. Questo spettacolo è sperimentale, è una cosa che penso che nessuno fa, cioè quella di portare l'animazione live, cioè non video che vengono proiettati, ma disegno proprio live e poi metto in play. La cosa bella è che io non ho mai visto questo spettacolo, cioè come da fruitore non ho mai visto, non so come, anzi faceteci sapere. Devo dire, la gente è andata via felice. Sono ubriaco di felicità, non ditelo. Come fatto strano stare, chiuso solo perché non sa ce la fa, pare una cosa formuta, ma si asciuga.